Abbiamo parlato di acqua e io voglio smitizzare, tenete presente che siamo fieri, eh? Stasera abbiamo espresso solo l'amarezza, siamo incazzati come delle bestie. Guai al mondo, chi ci tocca ci trova, tanto per chiarire le idee, no? Perché non è che siamo proprio matti del tutto. Noi siamo persone fiere che hanno intenzione di fare il proprio mestiere bene e che quindi andranno alla radice di certi problemi. Il problema dell'acqua nasce dal fatto che qualcuno, tanto tempo fa, in un atto idrico di competenza della provincia, sì, vero, ma allora la provincia c'era ancora con quelli che erano votati, quindi c'era la vera provincia, la vera politica, ha abdicato a favore di una, quindi ha dato le concessioni dell'acqua a una società che non era quella che sarebbe piaciuta a me. Cioè il mettere insieme AMA, Tamai, Anga, Secom, tutte le società che facevano questo tipo di lavoro e avevano un know-how, obbligarle a mettersi insieme per poter gestire l'acqua, perché loro potevano farlo e lo sapevano fare. No, in questa provincia ci siamo inventati che per avere l'acqua pubblica a prezzi discreti bisognava fare un consorzio dei comuni, una SPA di comuni. Io subito non ero d'accordo, ma la cosa poi ha preso piede e non sto a guardare poi, perché quando si prende una decisione bisogna andare avanti. E in questa provincia non si è andata avanti. Perché noi siamo entrati e abbiamo dato le bollettazioni alla Riviera Acque, perché la Riviera Acque è una società vuota, era una scatola vuota, che andava riempita dei soggetti che erano i comuni. I comuni come riempivano questa scatola? Innanzitutto in maniera economica, perché se la Riviera Acque ci fossero tutti i comuni che partecipano, vale come bollettazione circa 35 milioni di euro. Da sola in questo momento vale 20 milioni Riviera Acque. Perché solo le concessioni di prelievo dell'acqua le danno la possibilità di dire io valgo 20 milioni. Allora la domanda dov'è? Come mai non è entrata Imperia? Come mai non è entrata Sanremo? Come mai non è entrata Ventimiglia, Bordighera? E come mai noi oggi fatturiamo attraverso Riviera Acque 10 milioni? 10 milioni di euro che riprendono 3 solo da Diano Marina, tutto il resto io, poi ognuno ha le sue bollettazioni. Di più, abbiamo fatto un lavoro attraverso Riviera Acque pagato per 3 milioni dal comune di Diano Marina, perché queste cose si devono sapere, le avevamo presi noi, li ho presi io una mattina con un certo Burlando e un certo Fitto alla Bovette. Vi dico anche dove. Sono riuscito ad avere 3 milioni di finanziamenti per poter fare il collettamento su Imperia. Per due volte ho provato a fare delle interrogazioni parlamentari per chiedere che mi venisse svincolato, perché allora ero ancora parlamentare, 2 milioni e 800 mila euro che erano i soldi, perché il Comune di Diano li ha. Drammaticamente i soldi li ha. Non li può spendere per il patto, per il pareggio di bilancio, per tutte queste cazzate di questo paese maledetto, e a noi non abbiamo potuto fare l'opera e abbiamo dovuto demandare l'opera a Riviera Acque, che era il soggetto terzo, che era il soggetto però di tutti, e dove sono transitati i 3 milioni arrivati dalla regione per i fondi PALFAS sul comune, girati direttamente a Riviera Acque, e Riviera Acque con un mutuo è riuscita a realizzare quello che è stato il collettamento di Diano Marina, che funziona il depuratore, che è una cosa che bisogna fare perché il depuratore di Imperia nasce con il collettamento di tutto il Dianese. Va bene? Non è che il depuratore di Imperia nasce e viene sovvenzionato perché deve collettare tutto il Dianese. Va bene? Che cosa succede? Non solo sacrifici della Madonna per riuscire a collettare, ma il sottoscritto, non il sottoscritto, voi, noi, tutti, maledettamente, dobbiamo dare 160 mila euro a Riviera Acqua perché per collettare là ci siamo dovuti barcare questo onere, altrimenti rischiavamo di non
far funzionare questo collegamento e nel momento che non funzionava e non veniva collaudato perdevamo i 3 milioni. Non Riviera Acqua, il comune di Diano Marina avrebbe dovuto restituirli.